Pierangelo Del Zotto, segretario nazionale di Prima il Veneto Confederato con Grande Nord, si prepara Luciano Fior. Grazie Presidente, grazie a voi tutti. Allora, oggi noi siamo qui per festeggiare il nuovo record del debito pubblico, 2.316 miliardi di euro, che per chi ha una certa età come me sono 4,5 milioni di miliardi di lire. Sono falliti e non se ne sono accorti. Un Veneto è andato a Roma per sistemare le partecipate, un Veneto che ha avuto molto successo nel mondo, dopo 3 mesi è scappato. Mission impossible. Cosa ci stiamo a fare ancora qua? Oggi io mi sono ripromesso di non parlare della flat tax, che a mio parere ha dei profili di incostituzionalità, perché il 15% tanto ventilato si applica su delle percentuali diverse a seconda del tipo di attività che si fa, e perché chi ha un reddito da pensione o da lavoro dipendente si sottrae alla progressività dell'imposizione, che è un dettato costituzionale. Io oggi non voglio parlare dell'autonomia del Veneto, perché secondo i miei principi chi dà una parola poi deve rispettarla. Qualcuno ha detto 15 minuti, qualcuno ha detto 15 febbraio. Pena una crisi di governo. Qualcun'altra è stata né efficace né efficiente. A casa mia almeno uno dei tre dovrebbe dare le dimissioni per la propria dignità. Oggi mi sono ripromesso di non parlare della constatazione che ogni privilegio diventa un diritto, per cui chi ha mangiato da decenni 2 fette di torta oggi non vuole restituirci neanche le briciole della seconda fetta. Oggi non voglio parlare della fatturazione elettronica che ha ingessato il Paese, distraendo la gestione delle imprese su di una cosa non capita ma soprattutto imposta. La fatturazione elettronica farà aumentare l'evasione fiscale, perché si sa che ogni costrizione aumenta il vantaggio di sottrarvisi. È ormai chiaro a tutti che altri sono gli strumenti. Non ha funzionato lo scontrino, non ha funzionato la bolla, non ha funzionato il documento, non funzionerà neanche la fattura elettronica. E sono curioso di capire, di vedere quale sarà il gettito IVA del gennaio 2019. Oggi non voglio parlare del reddito di cittadinanza, spalmato al sud con le risorse economiche del nord. Neanche Lauro negli anni 50 a Napoli, quando dava la scarpa, regalava la scarpa sinistra prima del voto e la scarpa destra dopo del voto, ha fatto quello che stiamo vedendo in questi giorni. Oggi non vorrei parlare della mancanza di una politica economica che ci ha fatto cadere tutti in una recessione certificata. L'intero paese in recessione. Allora mi chiederete di cosa vuoi parlare oggi. Stamattina all'alba, al buio, ho detto ma io a Milano cosa ci vado a fare oggi? Poi il mio pensiero, come a tanti di noi, è andato indietro nel tempo, le mie vicende ultra trentennali. E scherzando con l'amico Corrado Calegari, si diceva, dico sempre, il mio mantra è tutto ciò che è stato fatto si può rifare, ma soprattutto si può rifare anche meglio. Noi oggi siamo qua per rifare meglio quello che è già stato fatto. Io, arrivando adesso, chiaro che andrò a sottolineare i concetti già espressi, no? Allora, io sono un fan, chi mi conosce lo sa, di Kenichi Ohmae, quello che ha teorizzato la fine degli Stati-Nazione, nati nell'Ottocento per difendere le frontiere, per motivi di dogana, non politici, nati nell'Ottocento per battere moneta e per amministrare la giustizia. Ecco, mi sto chiedendo, battiamo moneta? No. Difendiamo i confini? No. La giustizia? Andiamo avanti, che è meglio. Allora, come, e sto concludendo ancora 2 righe, come leggo perché mi sono cronometrato 3 minuti e 57, non voglio sforare. Come ho detto più volte, il mio credo indipendentista, perché io sono, e lo affermo, noi di Prima il Veneto Punto siamo usciti dalla vecchia casa madre perché siamo indipendentisti, in stampatello maiuscolo col punto esclamativo. Io baso i miei ragionamenti su fatti socio-economici prima che politici.
E tutti? Perché? Perché l'Italia è troppo grande per rispondere a certe mie esigenze, è troppo piccola per rispondere ad altre mie esigenze. Il professor Pagliarini mi ha anticipato quando ha parlato di Europa dei popoli, caro che il percorso è quello. Tutti, tutti, anche quelli che non possono dirlo, sanno che le realtà, qualcuno ha detto due, secondo me sono tre in realtà, perché c'è uno Stato che produce, uno Stato che è assistito contro la sua volontà, perché io sono convinto che nei territori che sono assistiti ci sarebbero le risorse per emergere, e poi c'è lo Stato centrale che filtra tutto, purtroppo, che succhia le nostre risorse nel nome del Sud. Ciascuno sia libero di scegliere il proprio modello economico, sociale, culturale. Io il mio l'ho già scelto e lo sto esponendo oggi. Gli amici catalani ci stanno facendo da apripista, ma ci sono anche gli amici scozzesi, come ha detto Monica prima, irlandesi, baschi, fiamminghi, corsi, sardi. Prima di ringraziarvi voglio leggere queste tre parole, viste ieri su Facebook, che dicono: l'autodeterminació non es delicte. Questo è catalano. Grazie a tutti. Grazie Del Zotto. Ora sul palco Luciano Fior, segretario.